Visto? 5 minuti prima. Guarda che sei in ritardo di 55 minuti. Devi riportare Leonardo alle 4, non alle 5. Vieni, aspettami dentro, ok? Ci vediamo sabato, amore. Avevi detto le 5. Tu capisci sempre male. Cresci una buona volta. Ah, sì? Sono io che capisco male. Sì. Non mi umiliare davanti a mio figlio. Non vuoi che ti rompi i coglioni? Vedi di darmi quello che ancora mi devi, ok? Ah, sì? Ancora? Dopo la casa, i soldi in banca e 1200 euro al mese ancora vuoi di roba. Dimmi cos'altro. È un problema tuo, Alessandro. Non mi interessa. Ah, sì? È un problema mio? Ancora? È un problema mio. Fermi tutti! Fermi tutti! Il tuo marito e tuo figlio. Dai, che se ne accorgi. La casa, i soldi in banca e 1200 euro al mese ancora vuoi di roba. Leonardo. Leonardo. Leonardo, ora il dottor Ravezzi ti farà alcune semplici domande. Potrai rispondere solo se vorrai, va bene? Allora, mi stavi parlando di tuo padre. Ormai sono passati diversi mesi. Come mai non vuoi più vederlo? Come mai, signora? Oh, io vorrei farglielo vedere, ma è lui che non vuole. Vero, Leonardo? Leonardo, come mai non vuoi più vedere tuo padre? È un cretino, è un idiota e non ci passa gli alimenti. È la mamma che fa tanti sacrifici. E per fortuna c'è zio Giorgio. Perché è un cretino ed è un violento, sì. Pensa che non ci passa neanche gli alimenti, devo pagare tutto io facendo un sacco di sacrifici. Meno male che c'è Giorgio a darci una mano. Leonardo ha tutti i sintomi di quella che viene chiamata alienazione genitoriale. Alienazione genitoriale? Non capisco, dottore, cosa sarebbe? Beh, uno dei due genitori viene definito alienato perché è vittima delle denigrazioni da parte dell'altro genitore che compie sul figlio una sorta di lavaggio del cervello, che può essere volontario o involontario. Ah.